Oggi Gugliotta ha tenuto una conferenza stampa nello studio del suo avvocato, proprio lì davanti allo studio c'è il nostro Matteo Parlato. Matteo, cosa ha detto Stefano Gugliotta? Come sta? Allora, intanto Stefano Gugliotta sta evidentemente molto meglio. Ieri, quando l'ho visto uscire da Regina Coeli, era veramente bianco come un cencio. Oggi ancora il volto è gonfio, ma ha comunque ripreso colore. Ha parlato di una brutta esperienza, ha parlato di nel carcere, dove era completamente, diciamo, abbandonato a se stesso. Ha detto che quando chiedeva informazioni, cercava di avere aiuto, la polizia carceraria gli diceva tu non conti, non gli davano, insomma, non, era solo, non aveva, e ha parlato di un'esperienza difficile, anche se lui dice io dovrò mettermela alle spalle, però sarà veramente difficile dimenticare. Ora forse possiamo sentire dalla sua propria voce le dichiarazioni di Stefano. Col motorino siamo stati, insomma, in giro per il quartiere fra amici, basta. E improvvisamente che è successo? Quello che tutti hanno documentato, il video. Vorrei ringraziare soprattutto il... No, ma rispondi alla domanda, tu dove stavi prima? Questo, senza entrare nel merito, perché questo, ripeto, non voglio fare i processi, voi mi conoscete, io normalmente non vado nelle televisioni. Quindi, A cena è in Viale Pinturicchio. Dove stavi, non si è sentito? A cena è in Viale Pinturicchio. A cena dove? A cena a casa mia. E in Viale Pinturicchio, davanti a quel locale, per andare a festeggiare il compleanno di mio cugino Simone. Mi ha intimato l'altro, io mi sono fermato e mi ha colpito, basta. Cioè. Non ho reagito, io cioè, con la mano cercavo solo di allontanarlo, di tenerlo a distanza, insomma. Poi, insomma. Come sono stati questi giorni in carcere? Pesanti. Pesanti, perché in quel contesto io, insomma, non c'entro niente, mi sento al di fuori del contesto. Anche se ho sentito la solidarietà di tutti quanti, perché dalle televisioni, insomma, poi mia madre mi è venuta a trovare. Il naso? Il naso. E così per sì, la colluttazione? Il naso, i punti, il sopracciglio, il labbro, ora sono un po' sgonfiato, il dente, un po' di lividi su tutto il corpo, schiena, braccio, la inguine. Quante persone tengono? Fianco, penso una camionetta intera. Poi, insomma, più di due, cioè, di tre? Di penso di sì, ma il video penso parli chiaro, non è che sono io che devo... non le ho contate, ma insomma erano 6 dopo, dopo il video vieni messo in macchina, immagino, no? Vieni messo in macchina e portato sì, via. Sì, è portato al commissariato dello stadio. Ecco, Matteo, abbiamo visto Stefano Gugliotta, sta meglio, ma sono evidenti i colpi, i segni che ha ricevuto. Il suo avvocato Cesare Piraino è tornato sull'importanza del video, di questo video, insomma, no? Certo, e chiaramente il video è stato fondamentale, ha detto ha sicuramente velocizzato il lavoro della procura, però ha anche ricordato che ha parlato della sua esperienza di avvocato, della sua lunga esperienza di avvocata, e ha detto se non ci fosse stato il video sicuramente i tempi sarebbero stati più lunghi, però è la prima volta, ha detto l'avvocato, che ho visto questa grande quantità di persone pronte a testimoniare. Dice, di solito la gente, quando sono casi del genere, si chiude dietro le finestre, mentre invece questa volta hanno firmato dei documenti e si sono letti pronti a testimoniare a favore del ragazzo. E c'è stata un'altra cosa di cui, diciamo, è stato soltanto accennato durante la conferenza stampa, perché si è parlato di un documento che in carcere è stato chiesto di firmare a Stefano, dove praticamente gli si chiedeva di rinunciare alle cure carcerarie. Ora l'avvocato ha subito chiuso il discorso specificando che su questo argomento è segretato, in buona sostanza, per cui, però insomma, questo qui sarà sicuramente un altro argomento che verrà fuori, diciamo, in fase di dibattimento. E l'avvocato ha anche ricordato che alla famiglia di Gugliotta, attraverso un alto funzionario della polizia di cui non è stato fatto il nome, sono arrivate le scuse del questore e del commissario di Prati, cioè della zona di competenza dove abita la famiglia Gugliotta. E l'altra cosa che si è detto è che, secondo delle indiscrezioni che ha ricevuto l'avvocato, la gente avrebbe ammesso le sue responsabilità nel colpire il ragazzo.
E comunque l'avvocato era molto contento di come la procura ha rapidamente, diciamo, stilato un documento dove appunto spiegava che questo arresto era un atto arbitrario, e anche si è complimentato con la polizia perché ha detto che lui in un primo momento era dubbioso quando ha saputo che le indagini interne erano state proprio affidate al commissariato di polizia Prati, mentre invece alla luce dei risultati che ci sono stati ha detto si è dovuto ricredere, ha detto sono stato molto contento, sono stati veloci ed efficaci. Grazie, grazie Matteo Parlato. Bollettino di